zitto, metto le telecamere in casa e le mando in diretta. Cioè loro dove vedono il dramma sono i primi che ci si buttano. Perché c'è il podcast, sono tre cuccini che non hanno contenuto. Blur nel titolo, blur nel titolo con emoticon di tristezza, tipo. Che cazzo di podcast è? Basta telefonare che chiudi il pizza e sono da lui. Arra sei un caporale, per la persona di merda, e tieni me a lavorare, amico. Si chiama Fighting Commander. Non vi libererete mai di me. Cerbero Podcast. Vabbè, ma che cazzo devo dire? Io, a me dispiace, io gli esorto a mettermi sempre medico. Ma perché scrivono che c'è tensione sessuale? A me, ma no, non c'è nessuno. Senti tensione? No. Anche se ti baciassi non ci sarebbe nulla, infatti, infatti, ragazzi, secondo me non mi bagnerei neanche se mi baciasse. Cioè, nel senso, perché ti vedo proprio come un fratellino, capito? Ti voglio proprio bene. Sono stata un po' volgare, tu scusa. Tu lo fai apposta? No, no. Scusa. Cioè, qual è il tuo obiettivo? Farmi ammazzare? No. Qual è il... Cos'è il tuo fratellino? Cosa ti abbraccio. Paolino piccolino. Tanto. Che è la cosa peggiore che mi sia mai capitata. Cazzo. Cioè, a me va bene essere tuo amico, ma è come me lo dici che mi ammazzi. Sì, queste cose di Antonella mi infariscono, perché a me farebbe comunque piacere che io possa essere un possibile. Paolo, no, io comunque, no, allora adesso scherzi a parte, io ho avuto ex fidanzati veramente brutti. Quindi io non sono una che guarda l'aspetto fisico. Non sto dicendo che tu sia brutto. Antonella! Ma che cazzo? Ma ti sei fumato la canna prima di venire in live? Ma mi vuoi fare suicidare? Ma hai il tatto di un elefante zoppo, ubriaco, che in... Dio Cristo, è la cosa peggiore che mi abbiamo mai detto, ma tutta no, in fila. Mi stai facendo flashbackare dal liceo, che era il penultimo dei cessi della classe, anzi il secondo dei cessi della classe. Ma prima mi hai detto che sono meno del tuo ex, poi mi hai detto... No, ho detto fisicamente, ma che c'entra? Infatti quello era un pezzo di... A stronzi! Ma che stai a fa? The fuck to... I cani stanno arrivando! E poi sarebbe A stronzi. Capito? Perché è singolare, no? A stronzì, cioè stronzino singolare. Comunque meno male che c'è Paolo che me la fa più bene ogni tanto, eh. Mamma mia, in questo ambiente cancerogeno. Un po' di allegria. Un po' di allegria. Mannaggia quel porcaccio della divinità che pregate ogni giorno, qualsiasi religione voi siate. Grazie ricetta, grazie mille. Ok, allora aspetta, mi sa che ci siamo. Che si dice comunque? Così la facciamo. Tutto qua. Regular? Tutto regular. Ma come deve andare, amico mio? Va come deve andare! Chi di? Bello klingonist. Un regalo per Gianluca. Ma che? Bomba carta. Sugar. Grazie Pablo. Ma è caldo. È caldo. L'ho tenuto caldo vicino al cuore fino a sto momento. Al cuore. Ma che cazzo è? È una pannocchia. Pannocchia bella calda per te. Del KFC. L'ho tenuta calda. È una pannocchia. A voi? Stavo pure mangiare. Dove hai presa sta pannocchia? E c'è sta il simbolo sopra. C'è sta un falso idolo sopra. Ah sì, l'ho visto, l'ho riconosciuto. Ha portato l'unica cosa dietetica che gli hanno portato, probabilmente. Ma come hai chiusa sta pannocchia? Non perdone. L'ho chiusa io. L'hanno data così. Ah, te l'hanno data così? Sì. Ah, ma non ho mai mangiato una pannocchia del KFC, scusa, ma la devo assaggiare adesso? Come vuoi tu, sono le pannocchie del colonnello. Mazza, hai fatto bene, sì, perché è pure leggera e dietetica. C'è pure il manubrio, come puoi... tipo un con... ma che è? Un gelato. Cazzo dei capelli mi magno. Ed è subito Kentucky. Un ghiacciolo. Vedi, macchinario. Yeah. Un girarrosto. Buona. Dai, fa piacere. Grazie nonno. Ma
carte, pensa che se mangia. No, si mangia tutto, pure il bastoncino, eh. Vero? Sì, sì. È buona. Succhia soprattutto. Quella si succhia. Questa musica western fa cagare. Se la mordi e succhi, ne estrai tipo i succhi. La polpa. So se... io di lato intendevo, non so perché ti è venuto automatico fare così, però... Vabbè, deformazione sono professionale. Sono così, sì. Si è abituato. Vabbè. Vabbè, madonna, lava i denti col fuoco, madonna, lava tutta la roba a mezzo. Grazie, 30 secondi. Sembra che ti sei rotto un dente. Addio mio, ragazzi. Che fatica la vita. Dici? E soprattutto la vita da bomber. Quella è la più faticosa, infatti la evitiamo. Cioè. Appena starnutito qua a pannocchio ovunque, secondo me Gianluca. Sentivo che faccio... Grazie 89. L'ha proprio sputato ovunque. Sì, penso tipo... Sì, tipo 200 km orari. Usa il libro di Big Luca come filo interdentale. Non è male. Un'idea. No, sta qua però. Il filo interdentale? Ah, voi no, dovete sapere. Ah, il libro di Big Luca. Non so neanche che ore sono perché mi si è spento il telefono, sono dovuto arrivare qua. Alla cieca, senza navigatore, però ce l'ho fatta. Ci hai preso, sì, e... sì. E niente, mi si è spento il telefono. Prego, faccia pure play, dottore, che qua abbiamo due uomini che sono sicuramente dei bomber. Spiegate il titolo, ci chiedono in chat, perché? Che titolo abbiamo messo? Greve. Greve minuscolo, a parte la G ovviamente, punto. No, è azzeccatissimo, sono d'accordo. Col titolo di... Adesso arriviamo al topic, certo. Al topic greve. Chiaro. Quando inizierà la live? Tra circa un'oretta. Voi sì. Nel frattempo seguite, non vi preoccupate. Mo stiamo tipo in sala d'attesa. Sì. È l'ante live. Sì, esatto, esattamente. Ma quanto costa sto libro? Beh, allora... A noi è arrivato gratuitamente, in un comodo pacco da 16 libri di Big Luca. Che c'è da spiegare? È autoesplicativo, esatto, esattamente. Mi sa che ci abbiamo fatto un filtro sul punto di uno solo, prezzo. Uno solo. Un bel po', però... Se c'era il prezzo credo che era qua. Guarda che è diventato quel libro. Madonna mia. Quindi non lo so. Sì. Eh beh, qualcuno ci ha fatto... Servizio bagno, Rai su Joker. Sapete che non l'ho visto, grazie 92, ma non l'ha ricaricato nessuno. Perché ieri qualcuno mi ha avvisato, forse sul gruppo l'avevano scritto, però servizio non ho visto nulla. Sì, un servizio credo sulla ludopatia o comunque su Crazy Time, Similia. Okay. Proviamo a vedere su RaiPlay. Però non so che telegiornale. Voi lo sapete in chat, era un TG specifico, così ci aiutate a Rai vederlo. Rai sì, ovviamente serve però al canale. Rai 1, Rai 2 o Rai 3? Filtri plasticosi di merda, 30 euro, io andiamo al dunque. Se scrivo Rai Play, Joker e... Ma Joker di Gotham City, sì, TG3 dicono, Ludopatia. Intervista a Franco Di Mare, bellissima ex direttore. Vabbè, Pomada sta un po' fulminato. Come sempre, grazie mille Scanna, TG2000, perfetto. Come sempre ormai della Lordi Gabbiano, un'ora di introduzione fancazzista. Volevo dirti che sei un grande e che Dragon Ball è super canonico. No, che Dragon Ball super è canonico, ma manco per di sbaglio. Silvio Schembri, di Silvio Schembri, lo trovate su RaiPlay. Ok, prova a metterlo, prova a mettere Silvio. Cosa? Silvio Schembri, RaiPlay. Ok. Joker, non credo l'abbiano, diciamo... Silvio Schembri? No. Schembri? Schembri. Esatto. Tipo Schembri, Giuseppe Schembri. Far West, il mostro di Firenze, un caso ancora aperto. No, 4 dicembre 2023 direi di no. No, vai proprio su RaiPlay. Allora andiamo... Okay. Sì. Gioco d'azzardo, boom di scommesse online. Far West Rai, grazie. Come si chiamava? Già l'ho rimosso dalla mia vita. Silvio Schembri. Schembri. GT non è canonico, super purtroppo sì, ma lo so ragazzi. Ma non veramente... si trova un cazzo. Prova a mettere West. Schembri, perché c'è l'H? West Coast. Eccolo qua, West & Soda di Bruno Bozzetto. Bello. Eccellenza italiana, Dario Moccia, te l'aspettavi questa, eh? Top scioccata questa, eh?
No, ma questo è tipo il vecchio account, sì, Simone Outlook, quella che ci hanno rubato proprio anni fa. Quindi è questo il sì, è questo, di, questo ciò di cui parla la live. Esatto, okay. Esatto, Western Soda. Delle super offerte di Lidl. Scuola di slot, ok. Grazie mille per il supporto notevole addirittura, un supporto notevole, ma questo non l'abbiamo mai messo in dubbio, assolutamente. Oh no, regà. Partner ufficiale Lidl, ci siamo. Ci fa piacere. Praticamente Lidl, okay, è il partner ufficiale della convenienza. No, ma sì, ma sto scherzando. Cioè, è super stregabile sta roba. Oh, in che senso? È un corto d'animazione. Cioè, è un corto, è un film. È un film, è un film o un videogioco. È un film o un videogioco, è un film animato, sì. Quindi penso sia leggerissimamente coperto. Mi ricorda anche molti videogiochi. Tra cui coso, Disco Elysium. Quale? Disco Inferno, bello quello. No? Questo? Sì. No. Un po' di, ma questo secondo me è un bel, vai, videogioco. Questo, ah, è il nuovo videogioco. L'ho linkato io questo qua. Vai. E che c'è scritto qua? Beh, c'era scritto ovviamente Exciting Basecoat Management. Okay. Mascot and Far Crit Wonders of the Court. Dive into this madness with Hops Hysteria. Okay. È un titolo di un album di music. Madonna. Okay. È John Cena. Greve. Sta avvelenato? No. La polizia voleva, oddio, fermarlo. Che poi fa troppo ridere. Ma dai, sarà fatta apposta. No, sì, cioè questo è rosicato. Penso sia una messa in scena, sì. No, non lo fanno, non lo fanno. Secondo lo me fanno, è una messa in scena, no, americana classica. No, no, lo fanno, lo fanno. Ma lo so che non pone i coglioni sti peluche, sì, però sì, è fatta apposta, sì. Lo fanno. Vabbè, è impossibile parlare oggi. Se lo fanno, non è colpa mia. Ah, eccolo il videogioco. Era quello che diceva Gianluca. Questi va mandati e il sergente. Questi sono quelli da mafia. Madonna, ma so io questo. Croc, no, Crook. Ma che? Ma cos'è? È proprio brutto. Ma è una cosa orribile. Come ne fa a venire voglia? Dici, ah, bello, mo me lo scarico. Ma infatti questi no, questi sono di disincentiva a giocare. Chi è? Yeah. Cioè, solo conosce una, deve diventare di livello 60. Addirittura a, vabbè, ballare, sì, sul tavolo. Si sono rivoltati i ruoli. Questo, no? Crook, ma secondo me è Cook. Oh, è il boss. Addirittura, da? Col gatto. Ma cos'è questa, sì, zucca? Grazie, Dark. No, basta. Cioè, ma è un gioco o un obbrobrio? Il sergente, secondo me, si guarda tutto questo. Lui se l'ha visto tutto. Tutti i 35, tutti 35 minuti. Sì, sì. Ma non solo questo qua. Ce n'è anche un altro. Ma diventa sempre più strano. Sì, è tipo... Okay, oddio mio. Ma che cazzo stanno a fa? Oh, Bob! Ma perché poi Bob? No, perché no. Bob nell'immaginario è sempre sovrappeso. Che Bob è grosso. Bob, Budeckan, proprio un Bob. È il nome. Anche Bob di Fight Club, per esempio. Vi faccio un test. Leva reaction. Test al volo. Non guardate quello che sto cercando. Okay. E subito. Io guardo la chat. Roberto, sì, sì. Dai, però, primo messaggio che ho letto, Robertone. No, no. L'ha no. scritto il sergente sto gioco. Oppure con i capelli afro. Bob, no, grazie, Goat Insider, grande, sembra, vabbè, impossibile, Blob, Bob, Blob, anche Bob di Deccan, esatto, Bob è l'onomatopea dei suoi passi, bene, che cazzo dici, Blobfish, ci siamo, devo vedere? Sì, potete guardare, vai, una di queste forme si chiama Buba e un'altra si chiama Kiki, chi è Buba e chi è Kiki? Vabbè, facilissimo. Secondo voi, intuito. Aspetta, ma sulla base di cosa? Cioè, lo fa anche un bambino, ci mette molto meno di quanto gli stai mettendo tu. No, ma non ho capito la domanda. Facilissimo. Vai. Vabbè, dillo. Sarà Buba Kiki. No, al contrario. No. Io pure lì per lì ho pensato al contrario. No, è quella più immediata. Perché ho detto sarà controintuitivo, invece no, intuitivo. No, è proprio, è per dimostrare che uno intuitivamente associa, questa è una cosa, sì, di linguistica, le parole come bub a cose più tondeggianti, sì, e però legando suoni tipo questo a cose più aguzze, sì,
Che è poi test. È l'onda, è simile alla fine dell'onda che si crea, mi sa pure. Cioè, che se tipo dici la sinusoide, dici la sinusoide un po' più veloce, sì, alcune cose fluorescente, le parole morbide, è più bassoso. È così anche con le onde sonore, infatti. Secondo me sì, perché mi sa di tipo suono pieno di bassi, quindi ci sta che è più ciccione e più ondeggiante, proprio l'onda sonora di quel suono. Sì, sì, sì. Infatti è per questo che Ivan, secondo me, aveva ragione sul termine ridondante. In che senso? Perché si dice ridondante, no? Ah, invece ridondante, per la forza di Dio, io uso ridondante nella vita reale. Ridondante è ridondante. Cioè, capisci? Sì. Dire ridondante è ridondante. Sì. Ridondante. Sì. Certo. No, è ridondante. Grazie, Tinto. Ho capito comunque. Se ne esce più. E niente, questo era un piccolo test. Ridondante Grimbaud. Ho capito. Sì, Grimbaud è interessante perché tipo Green e Baud, che è più bon, Baud, 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 la parte Baud. Più però Green è più interessante. Beh, una live completamente onomatopeica potremmo fare. Però col pop filter è un macello. Ah, e poi noi avete presente quelle tribù che parlano con tutti i suoni, eh? Sì, sì. Noi lo facciamo quando facciamo per dire no. Loro fanno molte combinazioni di questo tipo di roba qua. Non è più difficile, è impegnativo, no? È difficile, certo. È tosto. Vabbè, a parte qualsiasi lingua. Però noi ce l'abbiamo pure per chiamare i gatti. Sì, sì, sì. Pure sì, per dire no. Sì. Sì. Però queste cose non facciamo le possiamo fare così, le dobbiamo fare... Facciamo una live intera. No, voglio levare il pop filter, lo dobbiamo fare senza pop filter. No, ma si sente, secondo me. LSD oggi. Guarda, stiamo attendendo il corriere. Sì, dovrebbe arrivare tra un pochetto. No, vai prima. Ok, questo chiudilo. Eccolo. Questo è bellissimo, quello dei Goblin. Mm-hmm. Vai. Ah, ecco, questo. Sì, è questo. Sempre il sergente. Questa classe, guarda, quando c'hai la tipa con occhio solo sopra di te che te sputa acido, empatizzo veramente però tanto. Però se può dire che sta ciclopessa è scopabilissima. Ma a loro gli piace. Stai con l'amico piede, poi, ma come gli piace a loro? Anzi, porco due, c'ha il piede. E come gli piace? Con smartino nero, guarda, guarda. Sopra i piedi, frate. Grazie Ciccio. Stai con l'amico tuo, con una gigantessa che besputa addosso. Vicino ai piedi. Guarda che fregna. E gli piace pure. È vero, pare Hulk un po'. Dai, una fregna oggettiva. Cazzo, diventi pure più forte. Con la sborra. Ma che t'arrabbi, sì. Morta così. No. Cioè morta perché semplicemente un moscerino è salito sopra lei. Non ha senso. Cioè lei, la sua saliva ti converte a livello 50 ma muore da un moscerino. Capito. Di livello 4. Non ha senso. Sì. Cioè è broken. Sì, Berserk, mi piaceva Lela di Futurama, ma penso a molti. Certo. Cioè oggettivamente sì, una fregna, sì, ragazzi. Sì, sì, sì. Una fregnona. Oh. Ma sai, perché sempre quel disegno con Ezzin. Ciao Ezzin, non è grosso. Su Ezzin, sì, c'è poco da Ezzin, su Ezzin per noi... Ezzine per noi... stupidi maschi, infatti. Le zinne sono la vita. Infatti a me ci esce la vita. Sì, sì, io rimasi molto colpito anche dalla donna con tre tette di Atto di Forza. Minchia, pure io. Tutti. Beh, ragazzi, però roba da vecchi. Devo dire pure Amy. No? Beh, no, Amy. Zio. Qual è? Mi aspetta. Quella coreana, quella asiatica. Quella asiatica, ah, sì, con sì, la tuta. Sì, 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 bella fregna pure quella, sì, 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 sì. Cinesi, il tempo di sì, magra. Sì, sì, sì. No, no, è una bella gnocca. Altro che magra. Lela. Sì, sì, sì. Gli ha rubati. Oh, sapevo. Ma che è? Jin Kazama? Uno dice, vabbè. Era mo sale fino a 9, tipo, e poi... Ah, no, ma è finito vabbè, subito. Sale fino a 9 e poi va contro 15 e cioè, muore. Cioè, vedi, quell'altro mezz'ora, completamente sempre, inutile. Sempre. Questo così poco, in realtà, che era interessante. Oddio, ma sempre oddio, ste fregne, ah, pure questo mi è capitato, pure questo mi è capitato. Ma è un caso che sono tutte ste fregne? No, ovviamente no, ci sono un sacco di allusioni, soprattutto all'inizio, sì, sì, per mantenerti l'attenzione per pochi secondi. A me mi ha catturato sono subito. Super allusivi, sì, sì. Immagino ha catturato subito. Ma è ovvio, sì. Aspetta, è un cazzo in bocca con la sborra che sgurga. Cioè, l'unica che mi ha catturato ovvio. Però guarda pure sotto, ci stanno altre donne se ci fai caso.
Guarda. Vabbè, però guarda che succede. Si può vedere, guarda, che succede. Le tette, guarda quell'altra lì. E poi se vediamo pure. Mo le vediamo tutte. Tutte se vediamo. Vai, apro uno. Dai, se fa pure la bella, il pettava vergognosa. Dai, dai, alla vergognosa. Vai, giù la vergognosa. Vergognosa. Ah, raga. Che fai finta di niente, non tanto, capito. Stasera, raga, stiamo un po' in un periodo, diciamo, de magre, raga. Siete accontentati sta roba. Prima era. Molti empatizzeranno con noi, quindi se volete farvi una pippetta in compagnia del Cerbero, oggi è il momento giusto e sarà il punto più basso della vostra vita. Come un circle jerk. Ma Grey Wolf, no, live parlerà anche di alto. Stai sempre qua, rompe il cazzo. Non hai meglio nella vita. Non hai nessuna opzione migliore di qualsiasi cosa noi facciamo, capisci? Ma è un bene, perché a noi ci siamo noi. Parlerà anche di altro, ma cose ben peggiori, sì. Quindi ti conviene restare. Io empatizzo. No, ma infatti, regà. Guarda il sergente, bella Kings, come si attiva appena si parla di Pip. Tra l'altro è scaturito tutto dal sergente. Qui è quando si è cercato di tirar fuori. Pure all'Augello. L'Augello qua è poco prima della sborrata, nonostante l'immagine suggerisca altro. Esatto, e qui è la mossa. Sì. È lei che c'ha l'acquolina in bocca mentre aspetta il gift. La rappresentazione dell'onanismo. Cosa sta facendo questo? Completamente rincitrullito. Sputo addirittura. Un'altra tipa. Vabbè, un'altra tipa tipo Sadomaso. Tu stai attenzione, devi attaccare quelli col numero più basso di te. È difficile. No! No! Sarei più bravo io. Terra. Una cosa allucinante. Bravo, prendi quelli dell'8. Oh. Ah, vabbè. Va bene. C'era il modo che prendo quella di all'otto e poi lo faccio io, giusto? Colezione, guarda. Bello. Qua è quando. Ok, questo sta in costume. No, difficilissimo qua. Sono sempre malefiche le donne all'inizio, cioè ti scammano in qualche modo. Cioè tu vuoi prendere qualcosa da loro, però loro nascondono una natura demoniaca che ti fa fallire. Il pensiero del giocatore tipico, mi sa. Non ha mai visto una donna. Ovviamente è tutto subconscio. Ne abbiamo visti pure altri in live che erano partiti e abbiamo detto, ma che cazzo di gioco è che c'era sta donna che tipo tu gli andavi da lei e poi dietro era seguivi e sotto era un pesce mostruoso che ti attirava, vi ricordate? Che te catturava con i tentacoli. Che poi le catturava con i tentacoli. Così, sì, avevamo analizzato. Quello non era un gioco, era un avvertimento. Era un avvertimento, è la verità. Comunque già lì saremmo chiusi in un loop dei video di sto genere che sono sempre affascinanti. Bravo, sono metafore. Sì. Ok. 8-4 gliela fa. 12-32, no! No, vabbè. La matematica. Non è buono questo. A volte. Come ci scammerà questa donna? Se è un pattern, mo questa li scamma in qualche modo. Avevo visto male. Pensavo che entravano. Beh, comunque. Vedi, gli danno un'offerta, no? A lei, quindi. E te, lei te se magna! Un'altra fregna, poi. Sì. Possibile. Ti sputano tutti, poi. Cazzeggio. Possiamo azzardare il fatto che, diciamo, non tanti programmatori, oddio, forse i programmatori di questi livelli sì, però insomma che il fulcro sia su un target preciso. Una cioè, nel misoginia tra i programmatori. Ma proprio un accenno, no? Ma comunque pubblico maschile, cioè. Sì, pure. Non puntano minimamente al pubblico femminile. Strizza, no? L'occhio, ma che è? Una specie dei Sims questo. Strizza l'occhio sia ai bambini sia ai frustrati. Sì. Che hanno già avuto delusioni. Ho visto sta cosa, quindi Madonna, guarda che roba! Ma che è uno scheletro dietro? Sono tutti un uomo teschio, guarda che roba! Mamma mia, ma come cazzo devono stare fuori questi? Cioè, noi stiamo fuori. Ma guarda questo! No, vabbè. Questa qua a bocca aperta. Fa paura questa. Human centipede, di una cosa terribile. Madonna mia. Ma voi conoscete qualcuno che gioca a sta merda? Al sergente, Gabriele.
Gabriele è la platina di tutti. Gioca, però è più intelligente di tutta Combriccola, quindi... Da che boh. lui riesce in pochi secondi a capire quello col numero più basso da attaccare. È infallibile. Sì. Invece la noi platina non di tutti, grazie Bart. Matematica, io, quando arrivano su cifre sopra il 100, faccio difficoltà. Ah, vedi, è top 10, mi ha detto, mondiale. Siamo tornati a quella che è andata così. No, no, ma io andrei. Ce ne stanno altri. Guarda, c'è pure questa. Da, ma che è questo col cane i spuntoni? Ma che cazzo? Che guarda quello a sinistra, ah, sì, stanno a scopare. No, il cagnolino, no. Mazza, questo è realistico. È fotorealistico, sì. No, però il cagnolino. Già questo è troppo complicato, secondo me. Stiamo di disca. Beh, poi, guarda questo a sinistra, ma cos'è? Mi hai ricordato una cosa, Spesimo. Guarda. Ma cos'è? Adamo ed Eva, col serpente. Sulla cosa dei numeri, che uno dice, è veloce a... Aspetta, metti pausa. Guarda sto scimpanzé. Li vede in un millesimo di secondo. Sì, sì, questo qua è super famoso. È famosissimo. Cioè, per far capire che si puntano su un gioco, sì, sì, che la difficoltà ci riesce pure uno scimpanzé a superarla. Allora, è vero, è vero. Cioè, poi è bello, è bravo sto scimpanzé. È bello, è bravo. Bravo. È bravo. Vive in funzione di quello, quella creatura. Sì. Anzi, ha vissuto, sarà morto. Beh, sì. Io non ci riuscirei. Vabbè, per carità. Non è un problema. Ma che è successo qua? Oh, è la seconda volta a me fa sto scherzetto. Pensa che ci sono questi giochi di merda che pagano migliaia e migliaia di euro per mettere queste pubblicità di merda ovunque. Sì, ma stanno ancora sto reel di merda. Stanno ovunque. Io appena apro Instagram e altre cose, a me mi appaiono sempre sti maledetti, sempre. Sì, sì. Ma mo c'ho i gorilla, già l'ho detto pure ieri. No, ragazzi, sempre questo discorso. Se spendono così tanto in pubblicità vuol dire che comunque hanno rientro, visto che lo fanno da anni. Alcuni sono buggati, che manco. Questo è buggato? Sì. No. No, come è buggato? Non fa che delusione, io lo vede Adam ed Eva. Ma quello invece che... Ah, ma no, il gorilla partita, si può cercare, perché mi ha detto Gabriele che non l'ha trovato il gorilla. Madonna, ecco, ma che è? Un gorilla contro un octopus? Ma che cazzo è? L'ho proprio! Ecco il gioco del gorilla. Ecco. Ma cos'è? Oddio, Spyro. È lo stesso concetto. Ma che cazzo è? Non si sanno più inventare. Cioè, diventi sempre più grosso. Addirittura strappato in due. No, no, non ce la fai ancora, no! E vabbè. No, vabbè! No! No! Livello 1076. Però posso dire che questo mi ha fomentato. Questo mi ha fomentato, regà, perché è sempre più grosso, capito? Questo era fatto decentemente un minimo. Non era male. Praticamente non sarà mai così il gioco. Poi beccheremo Davide che ci gioca da domani, sì. Uno incastrato. No, sicuramente non sarà mai così. Ok, sta addormentando la gamba. Non sarà mai così, però... Ah, vai sopra, vai sopra. Guarda, guarda, Marco, questo è per te. No, beh, Victor versione Fallout. Come sarei? Come sarei in versione Fallout? Sei pronto, Marco? Dai, vedo l'ora che mi dà una missione, una quest. To set the world on fire. È uguale. Non ho capito niente. Il tipo di Don Matteo, ma che commento è? Ma che è? Io ci ho lavorato, i programmatori vengono pagati una miseria. No, non abbiamo dubbi. Vabbè, ma è sempre così purtroppo. Ma c'è un'app quindi che fa sta roba? Sì. Vai, però Marco, fallo subito. Vai, in live. Vai Marco, scarica. Lo sai che l'avevo pure scaricata? Facciamo live, in live, è una cosa sperimentale. Vai Marco, scaricala, scaricala. Sali, ah! No! No, questo è fondamentale, sali, 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 questo è fondamentale, è fondamentale il contenuto di questa live, finalmente la live inizierà. È iniziato per la live. Okay. È fidanzato, ma... Mando da capo perché è importante. Certo. Andrò. Sabrina Diamanti. Ah, Sabri, vieni qua, c'ho il regaletto, ti è? C'ho l'occhiale pandan. Com'è? Ti piace? Sì, che ne so. Un po' da una 10. Sì, che ne so. Sì o no? Vabbè. Mamma mia. 7 meno, dai. Ma come 7 meno? Siamo 7, dai. 7. Un tuo difetto. Sono coglione. Normale, te lo diciamo. Sono coglione. Sono coglione, vero? Vabbè, onesto. Vabbè. No, scherzo. Un tuo difetto. Mi piacciono i coatti. È un 7, ma gli piacciono i coatti. Vabbè, sì, dai, 8. È un 10, ma uno un po'... Diciamo, non è che è un po' coglione, però è un po'... Dai, è un po' timido. No, confermo perché mi ha dato 7, quindi... Gli vado un bacio? Non posso. Perché? Mi è alzato, però. E perché sa far video? Infatti...
finito così. Allora, la stretta le mani. Vai. Segna le pagine. Mannaggia, io dice sempre male. Oh. Sì, sì, a Sabrina sì. Ah, raga, ma vi rendete conto? Ma sta povera Cristiana. Quando riuscirà a trovare un uomo? Se può fare una scopata come Dio comanda, ma sono diventati tutti... Ah no, non si poteva dire quella Se non ci fosse più erba e alcol. Questo capito, sarebbe ma è una cosa allucinante, oh. Ma poi il ragazzino, dai, cioè, mo lui nello specifico. Erpomata che scrive, mamma mia. Quando li trova, cioè, tutti questi che bevono, capito, magari si è fumato una sigaretta e due canne, sta tutto sciolto. Ma infatti c'ha ragione Sabrina. Sì, in questo quando caso quando fece la famosa invettiva contro, diciamo, i vari stordimenti. Se n'ha reagito. Sì, sì. Capito, infatti sta tutto rincoglionito. Grazie Mattia, grazie mille. Presentate le pela. Ma si sono conosciuti a Crepi Cerbero? Si sono conosciuti e... proprio a Crepi Cerbero. Mi sa che è nato qualcosa. Sabrina amicizia. Vive in un mondo di uomini tutti fatti, tutti esterrefatti. Sì. Tutti ester. Ubriachi ester. Diciamo che l'alieno sta più in forma del ragazzetto. Sì. Ma vediamo un po' di contenuti. Ma di certo, questo... peccato che non possiamo vederli da Safari. Palle. Ma da quando è così? Safari? Sì, è così da quando hanno deciso di boicottare il Cerbero. Perché Chrome comunque non sta molto in forma, se beh, è vedere. Quello più in forma di tutti. Chrome sì. Non molto, zio. Sì, a voi. Fondamentalmente sì. No, se beh, proprio a vedere nello specifico, capito? Ma ci capisci in cazzo. Non si sente bene. Oddio. Ma solo questo è con Sabrina. Beh, che cioè, pensavi tutti che è una compilazione. Ma non erano gli stessi che avevano fatto pure Rubino, tipo. No, aspetta, ma sono tutti così, raga. L'avevamo vista una serie già di potrebbe Rubino. Essere, oppure lo stesso format, comunque sì, hanno fatto sì, un po' a sì, tutti. Sì, okay. Johnny Metti Depp. Un po'... Oddio, Johnny Depp. Okay. Ma come Johnny Depp? Oh. Belli! Sono qui con... Elena. Gabriele. Un voto da una 10. 8. Ergioni. Ergioni. Johnny Depi, Depe. Il da Johnny Depe. Grande. Johnny sapete Depe. Che tuo è difetto. Tornato a fare Jack Sparrow? Comunque lei c'è sempre. Bello. Tipo per 130 milioni di è dollari. È sempre presente. Io quando poi piangerà la notte. Ho dato il mio primo bacio e non sapevo cosa fare. Vediamo, vediamo, perché sto commento mi ha incuriosito. Stavo quasi sono per droppare. Sono basso. No, dice che è basso. Vabbè. Non è tanto basso. Vabbè, non cambia un cazzo. Brava! È un 8 ma è uno basso. Rimane 8. È un 8 ma una permalosa. Posso, me la collo, 8. Oh, dice pure... collo, invece sono d'accordo. Ha detto me la collo. Lo fighetto. D'accordo. Lo fare tipo Johnny Depp. Sapete come funziona? Scambiate un segno di pace. Datevi un bel bacio. Fate voi. Decide anche se l'uomo deve fare il primo passo, decide la signora. Grazie Lupo. Dai, date un bel bacio. Dai, accomodatevi. Dai, accomodatevi, date un bel bacio. Lui è partito proprio in quarta. Belli. Sono qui con una... E poi se ci fate caso, vedi, occhialetto magico di Osta Sunglasses. C'è lo sponsor, mica sono scemi questi, Cioè l'occhialetto che magico che ha citato pure prima con 3G. Oddio, guarda questo. Ince. Vabbè, special guest, non ci frega un cazzo. Ince. Quale dicevi tu? Questo qua. Questo. Primo a sinistra. Prima... No, no, questo. Che spettacolo, ragazzi. No, no. Mi ricorda il Patrizio De Bedem. Manuel, un voto da 1 a 10. 7.5. 8. Un tuo difetto. Gelosa. Se si scrive con un'altra ragazza, che fai? Ammazzo. Un tuo difetto. Troppo possessivo. Vi siete trovati, io? Porco due. E indovina chi c'è nei commenti? Vi brucerei a tutte e due. Se l'è magnata. Scambiatevi un bel segno di pace, sapete come funziona. Ah, subito. Sulla mano sulla chiappa. No, vabbè, doppia mano. King. Proprio alla. Alla Patrizia Official. Ragazzi, ma qua c'è proprio amore. E. Che spettacolo, ragazzi. Ma quello sta là, capito? Grazie, sta là dietro, Steve. Inutile ormai. Era il ragazzo vero. Non scopate! Te pensi, arriva il ragazzo di quella. Non scopate! Gelosa, io troppo possessivo. Arriva, ma cazzo sia buono. Bellissimo. Che succede? Vabbè, comunque, ragazzi. Vai. Ah, ok. Che è? Sentito? Oh. E...
mi è capitato a caso e mi ha stunnato. È un king, cioè, è un king. E guardate questo reel che mi ha stunnato e non è... vabbè, non dico niente, vai. Dai. Vai, mettilo, sentilo solo un versetto. Poi è per Davide, ovviamente. Ah, sì. Ma che è un taglio. Grazie, Mr. Mojo. Ma poi sei d'aiuto. Aspetta, perché parte normale. Ah, raga, è bellissimo, cazzo. Sembra Asia quando urla. E come fa così acuto? È bravissimo. Capite cosa succede? Ma soprattutto, nessuno ha fatto caso al tizio dietro che sta morendo con la panca inclinata. Sta morendo con un... non hai pesi. Sì, 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 sì. È tutto finto, ok? È tutto abilmente orchestrato per essere un reel perfetto. Okay. Ci sta lui che c'è una tizia che urla off camera a tempo. Lui fa solo... e poi c'è la tizia che urla. E accanto ci hanno pure messo un tizio magrolino. Bellissimo. Che fa fatica... Concentratevi sul tizio, ma perché uno guarda sempre quello che urla, no, guardate solo infatti. Quello, sì, sì. Quello seduto. Nello screen l'avevo pensato che era lui il protagonista, poi ho sentito urla. Questo è lui che si stima. Il tizio che gli lascia il manubrio senza pesi. Sì, ma poi è un finto spotter quello lì, cioè non sta facendo nulla. Sì, sì, lo sì. Aiuta quando non ha bisogno di aiuto e viceversa. Bellissimo. Mi spezza troppo. Stupendo, raga, è bellissimo. Beh, questo è un reel a regola d'arte. Sì, sì, sì. Infatti l'abbiamo visto già tipo 6 volte. Ce l'abbiamo riprodotto già 6 volte. Perché lo vuoi rivedere per non perderti alcuni dettagli. Molto bello. Molto beh, bello. 7 milioni, beh, 7 milioni di mi piace. 8 metri di marciapiede, 8 ecco. Metri. Bravo. Guardate dove camminano. Ma è bravo, Abruzzo qua. 8 metri di marciapiede. Signora, questa è una ciclabile. Bravo, no, mi sa che campagna. Ah, eccola là. Otto. Che poi a Roma sta ciclabile, sa, sì, torniamo. Sì, ma questo magari. Infatti questo si lamenta pure, sì. Ma vatta a fan bagno. Infatti, cioè, ha ragione, però magari avercela. Cioè, sì, fosse quello sì. Il problema della signora che mette in piede... De... Sì. In piede sulla ciclabile. A Roma c'è il delirio, ci sono le macchine parcheggiate, sì. Gente che arriva sì. Senza dire niente. Cioè, questa situazione è letteralmente il paradiso. Madonna, però magari. Se sei abituato a questo, anche il piccolo inconveniente ti può sembrare come il caos più totale. Sì. Ma qua è tipo è la pace. Sì. Raga, a Roma ci stanno persone che trovano sempre qualcosa per cui lamentarsi. Quindi sì. Probabilmente perché non hanno esempi peggiori della loro situazione. Perché, cioè... Ma pure se ce l'hanno, ci stanno persone che pensano, capito, che deve essere tutto perfetto. La minima cosa fa riposto. Oh. A Roma ci sarà mezzo chilometro di pista ciclabile in tutta la città e ci parcheggiano le macchine sopra. Cioè, sì. Quindi proprio se ci stanno però, certe che porca puttana ci stanno i rami, gli alberi, ne manco poi passare se passi che la bici rimani appeso. A me comunque sembra Abruzzo, sapete? Perché mi sembra il Gran Sasso dietro e mi sembrano dei lidi pescaresi, però magari sbaglio, fa vedere un po'. Potremmo anche ascoltare il suo accento, se sembrava sì, campano. Però sembrava campano, però infatti non è detto che sia. Però gli abruzzesi. 8 metri. Guardate dove camminano. No, mi sa che Abruzzese. Guarda, questo sembra la nostra. 8 metri di marciapiede. Però che sembrano zombie solo sulle piste ciclabili. No, mi sa che Abruzzese davvero. 8 metri di marciapiede. Pescato. Ciclabile. Sì, raga, è la tentacolare. Ah, vedi. Perché vedi. L'ultimo è un lido. È la tentacolare. Ma poi basta guardare pure le montagne dietro. Cioè, solo l'Abruzzo c'ha sia al mare che la montagna così poco distante. Molto bello. Sembra Pescara, poi magari non lo è, però mi sembra. I commenti sono ma falla finita, coglione, che voi state sempre in mezzo alla strada. Oddio, ma stai zitto. Guerra tra ciclisti. E anche meno, regà. Rompe quando la gente non rispetta le regole, eh? Pensate a voi coglioni sulla strada a scassare il cazzo a noi. Anche la Liguria, sì, in effetti anche la Liguria, però non è così la Liguria. Non mi sembra. Karma gira, vedi, c'è separazione, capito? È sempre mamma così, sempre mia. Così. Grazie Stellina. Ciclisti. Il ciclista è separato da me, un'altra specie, mi fai schifo, è puoi vero, anche comunque, morire. Cioè, proprio solo perché guidi un mezzo diverso dal mio.
Io sono la scimmia dentro al cubicolo motorizzato, te invece sei quella che fa così, però te invali in cazzo. Te giuro, sono odiati i ciclisti, non lo so perché. Perché ogni tanto qualcuno, cioè capito, no? Io empatizzo invece con il ciclista, cioè se me lo ritrovo che sta un po' in difficoltà, io sto su un cazzo di carro armato rispetto invece a lui. Invece ti viene voglia di insultarlo, non si sa perché. Dipende. No, non a te. Dico... Io sono molto attento, specie quelli con il monopattino elettrico in due magari, che stanno tutti storti. Lì sono i ragazzini, certo. Marina di Minturno. Paura, ah. Allora, no. Io se mi ritrovo un ciclista come Davide, che è preciso, mica gli rompo il cazzo, perché lo vedo proprio che non è un deficiente che sta a fare lo scemo col monopattino. L'unica cosa con i ciclisti è che qua in Italia poi non succede così spesso. Io mi ricordo con Top Gear, sai quando fanno quei gruppi dei 30 ciclisti che magari si fanno i giri in campagna e occupano tutta la strada e vanno a 40 all'ora? E in discesa sono pericolosi, però vabbè, a me ma quanti ne becchi, è raro, però mi è capitato qualche volta magari nei giorni sì, però festivi, lì non c'è traffico, che becchi, no, però stai magari in macchina a montagna, una certa te becchi 30 ciclisti in mezzo alla strada a 20 all'ora per superarli è un casino, ma in vita mia mi è successo una volta, quindi sì, tutto sto odio, vabbè Dio. Quando capita lì è rarissimo, tiri giù tutti direttamente, no vabbè, è quello il problema, che non lo puoi fare, però stai pure su strade di montagna, ma chi te pia? Gli sbrachi tutti sono detto, e fanno tempo a più alla targa, mentre volano che scapriolano per l'aria così con tutta la pista. Sono nel dirupo. Che fanno un tempo a più alla targa, secondo te? No, infatti no. Allora, verità. È safe, no? Se lo fai qua in città, è rischi. È più problematico, è vero. Stai là in campagna, gli prendi proprio tipo bowling. Vabbè, quindi non è Abruzzo. Però sì, a me sembrava Abruzzo. Una volta si può fare buttarli di su. Ma è sta cosa? No, vediamo domani, non ci abbiamo sbatti. Sai quando... questo è interessante. Questi ci stanno che dicono vabbè tanto puliscono l'arte e pisciano pure fuori i water. Tante cose deve fare il duca. Devo cacchiare. Io metti sto attento a come piscio e come cago. Ti deve fare la foto. Cioè l'acqua va tirata subito dopo aver cagato, perché più lo tieni là. Perché però è fattuale. Di come sono cresciuto. So che qualcuno andrà là a pulire la mia merda. Ma è bannabile far vedere la foto di... Certo che è bannabile. Sì. È un discorso di buona creanza di No, ma io pensavo fosse più esagerata, invece c'è. È arrivata una saracca di vino rosso. Secondo me esistono persone che piscano fuori perché stanno con uno stronzo andrà a pulire. Credo che la musichetta da sì. Ed è esattamente sto pezzo di merda. Bellissimo. È rimasto parecchio su questo. Top. Sono sbagliato. Sta arrivare parecchio. Poi fila di cose. Quello dietro ha capito, però non è stato scelto purtroppo. Sì, bellissimo. Moy Avenue, Nairobi. Vai, botto su 10. Sì, ci sta. Perché sì, ha beccato quello col sorriso smagliante, quello più stunnato. Ci sta. Confusione media. L'hanno riconosciuto in due. Ce lo sta. Okay. Sono abbastanza contenti nella fila. L'intensità è alta, certo. Papi outfit, lunchtime office admin NPC from GTA. Madonna. Però non hanno messo Blade. Dice, il secondo tizio sembra Blade se non si fosse allenato così tanto. Ah, vedi, all'ultimo. Greve, aspetta il secondo. Ma sembrava strano che non ci fosse Blade. Comunque deve tornare Blade. Ma non è Blade. No, io non lo so. Basta comunque 13.500 like. Ma quanto è arrivato Morex Papi, per curiosità? 542.000 follower. Minchia. Porca troia. Top. Grazie. Ah, raga, vi ricordate? Ogni volta ormai c'è il segmento animali, no? Il discorso elefanti, no? Mm-hmm. Raga, guardate la potenza incontrastata del vero re. Altro che Blur. Guardate che roba, raga. Ah sì,
quanto cazzo peserà la vettura, oh. Spacca la ma tutta. Poi con una pachiderma, guarda che c'ha una forza di sì, ma poi con una nonchalance che pachiderma, sai che te pazzi te, porca troia. Te schiaccia come una sottiletta. Bene sì ragazzi, siamo arrivati qua nel chest opening più grande d'Italia. Volevi? Vole, guarda che fascia! Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, sono Fabi J. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Shosha. Poppy Radiohead sotto. Ma ha fatto abbastanza La canzone dei Radiohead sotto è un capolavoro. Ha fatto abbastanza Exit music. Questa roba pettezzi. Ma sì, ma ce l'ho presente. Questa è tua. Questi? Ma io lavoro! No, non è l'avevamo già visto in live. E che allora? Ragazzi, questa è una canzone sottovalutatissima del nostro passato, della nostra adolescenza. Secondo me è molto bella, però interpretata non al massimo, con una produzione mediocre, ma in questa chiave qui diventa c'era una bomba. Quando i coreani cantano meglio degli italiani. Esatto. E vediamo, è anche un momento radio boomer, vediamo chi è il primo che indovina l'artista. Anche voi in chat, anche se tanto barerete perché già l'avrete Paolo Meneguzzi. Ah, Paolo Meneguzzi. Beh, lo hanno spammato in chat. Comunque sì, sono forti in culo poi questi, porca troia. È una bella canzone. Era una bella canzone, poi l'ho risentita. Il fatto che si alternavano, là ho detto il volo. Sì, sì. Poi l'ho risentita, ho detto sì, in effetti molto meglio sta versione. Però mi pareva di Tiziano Ferro perché era partito tipo con la classica cosa. Sì, sì, sembrava io non parlerò tipo, per te. Tipo quando fa tipo i pappagalli, no? Che si mette là. Sì, sì, sì. No. Bella, devo dire. Sì, sì. E cantano molto bene, sono minchia, forti, che timbri. Belli sono forti. Bravi. Poi un'altra lingua, cazzo, pure argudo. Non è facile. Però la stanza con loro, perché... Oddio mio. Vabbè, si è imparato tutto. A un certo punto, a luci spente, mi metto praticamente a divertirmi. In che senso? Si è fatto una pippa, che diciamo così, fare tipo questo rumore qua. Lo senti così? Lo senti? E mi sono ammazzato. Posso fare una domanda a conoscitore? In quei momenti, Cristo Santo, sento io. Poi capito, mio padre mi vede e mi fa: oh, ma rimortacci tua! Ma rimortacci tua, del cazzo stai a fare? Mi so, raga, mi sono ammazzato di risale. Quando inizia la live? Sai che c'è? Ero un ragazzino, ragazzi. Era un pischelletto, eh. Quando inizia la live? Oh, belli! Ah, vedi? Davide, allora che dici? Ma io ho scritto io! Come stai? Cioè, qual è il problema? Che erano due dubbi, Davide! Due dubbi! Che con questo è un bel tenebroso. Grande. Ciao, Mito! Bello Simone! Chi è Simone? Non so... Chi è Simone? No, secondo me era... Sì. Chi è Simone? Sì, sto scherzando. Ciao, Simone! Comunque le risate che mi sono fatto, raga. Mo lo mandi in palla. Ah, David. Sì. Ma John ha scritto male. Mamma mia, risate, raga. Oh, ma che stai a fare con sta bocca? Che fai domani? Sono David John, grande Ruby Zerbi. Leccami la testa. Vedi questa qui. Qui dipingi un bel buco, vedi? Ci metti un buco, diventa una cappella, vedi qua e quello qui esce. Cazzo sta dicendo? Come è successo, raga? Famo sto esperimento, raga. A caso, qua. Metto una bella riga verticale qua, capito? Ma cosa sta dicendo? Poi vediamo come fanno le ubriaco. C'è qualche ragazza. Bravo poi, Giorgio. Sei diventato un fan. Comunque, no, lo dico, raga, mi sono tagliato questo quel padre. Ma perché poi mio padre mi ha detto, ma che stai a fare? Devi certo. Ma sei in testa di cazzo, capito? Che ne pensi? Ce l'avete del chitarra? Allora, Davide, che ne penso? Ciao Gisa, buonasera. Oh, iscrivetevi al canale, ragazzi. Che gli ho chiesto questo. Donate qualche soldo, un euro, almeno un euro, ragazzi. Un euro solo. Non vi sto a chiedere tanto. Un euro, ragazzi. Lo dice? La pippa alla vergognosa. Allora, non leggo da qua. Ah, vergognosa. No, che mi sta donando accanto mio. Oh, no, come soldi da Simone. No. E quindi è proprio. Poi, ma te pare? Vabbè, ma dagli 2 euro, no? No. A 2 euro, zio? Ma no. Ammazza, ma 2 euro dagli. Aspetta. Spettatori, ragazzi, come state?
Mamma mia, comunque le riserve. Comunque sto tablet funziona bene, sto tablet. Niente, niente. Addio. Vai, allora questo è un post secondo me bellissimo, geniale. Crea il tuo nome, post ovviamente sul gruppo Facebook del Cerbero, crea il tuo nome da catfish di Saba utilizzando il nome del tuo nonno materno e il nome della prima via in cui hai vissuto. Regà, hanno dato un'idea geniale al presidente perché sono tutti perfetti. Inizio Piero Carletti. Poi scendi. Nonno materno o paterno, qual era? Nonno materno e nome della prima via in cui hai vissuto. Grazie Dark, fatelo pure in chat. Lucio Platani, Salvatore Cumma, Gino Vittorio Veneto, Francesco Ugo. Cioè, quindi quello abita in via dei Platani a Centocelle. Ma chi era? No, prima via in cui hai vissuto però. Ah, vabbè, abitava, okay. Magari. Lucio Platani, Moreno Frattini, Totò Irlanda. Cioè, è bellissima sta cosa. Gaetano Pirelli, Arturo Roma, Alvise Borromini. Cioè, sono perfetti, raga. Hanno trovato, tipo... come si dice? Luck. Scrivo anche il mio. Vai. Torino. Io non mi ricordo la prima via in cui ho abitato quando ero piccolo. Neanche io, perché era... Tonino Cilia. Romanisti. Cioè, una delle prime... mio... ci sta. Una delle prime mie è Norico. Via Norico. Non la prima. Boh, io non mi ricordo perché stava a Cilia. Nonno materno, quindi Bruno Norico, perfetto. Io non mi ricordo perché stava a Cilia i primi 2 anni di vita, quindi cazzo so ricordo. Vabbè, nome del nonno materno? Paolo. Ok, Paolo a Cilia. Paolo a Cilia. Regà, sì. Cioè non si sbaglia, questo è un metodo infallibile. Io ho detto Francesco Ugolino. Il nome dobbiamo prendere, no? Francesco Ugolino, perfetto. Bello. Sembra proprio adatto. Vedi, Francesco Giovi, Tino Tini, vabbè, ci crederò mai. Ma Tino Tini è Demetrio Boris. Appia. Bello. Beh, quindi stiamo a vedere sto coso, no? No, in realtà. Poi... Vai, vai, metti. No, è super copyright. Vai. Come super copyright? Ma è un film. Perché è stato linkato? Ma no, non è stato linkato già lui. Ah, ci siamo imbattuti. Stavi a vedere qua nel tempo perso. Stavo a vedere io così. Sì. Mamma mia. Ma è bello che però. Bello, bello. Bello. Mamma mia, guarda che animazioni, sì, in 4D. Molte cose devono essere cestinate. Beh. No. Ah, questo fa molto come ridere. Come questo meme. No, questo fa molto ma che ridere. Ma questa cosa? Allora, osservare il cazzo del proprio cane e scambiarlo per Mr. Marra. Poi mi è capitato, raga. Non ho un cane. Ma qual è il senso? No, se avessi avuto un cane forse poteva succedere. Ti giuro che io non l'ho capito. Però è una pagina, mi hanno detto, abbastanza famosa. Mica, stava a vedere i like. Sì, ma... E prende una foto di uno e scrive una cosa tipo... Prova a scorrere nei commenti, tipo... Sì, sì, ma una anche... cosa contro, come funziona. Sì, a caso, cioè tutti... Bellissimo. Tutti a caso. Vabbè, questi sono gli perché ultimi. Perché non lo fanno pure su giù, di me, scusa? Perché io dopo l'ho condiviso nelle storie, quindi sono arrivati i nostri. Ci stanno un sacco di screen mai imbarazzanti. Sì. Dove sono più brutto, tipo freddo oggi, speriamo. Minchia che schifo. Pattume raro. E come i suoi avvocati difensori sui social, la merda che pesti con le scarpe nuove. Con la foto, tra l'altro, di Twin Peaks. Poi penso che Lynch si... non lo so, si metterebbe a vomitare, no? Che fresco che è Puskas. Scusate, ma chi è questo feto? Hate from Italy. Ok. Sì, mi è capitato. Uncanny Valley, ok, fattuale. Lo scambio per lo scroto del mio cane. Il cazzo del cane ha più dignità. Addirittura con foto di Willem Dafoe, quindi. Ma questo che cazzo sarà, capito? Per decretare una cosa del genere. Poi quando metti la foto di Willem Dafoe su Instagram, capito, come pro pic. Mr. Mara è la palla di peli che ottura lo scrivo della doccia. Schifo della terra. Cioè, io... cioè, mi sono meritato anche cose di un certo spessore, cioè anche troppo impegno secondo me, cioè delle definizioni abbastanza notevoli, no? Allora, questo ride, giustamente, applauso, Mr. Mara ci incula tutti, state attenti, ma come cazzo fai a scopartelo l'Alex Mucci, porco Dio che schifo, ok. Ozzy Osbourne, citato oggi, grazie. Menti nascosti, attenzione, nascosti da Instagram. La Madonna, una risata. Una risata, cioè, questa cosa è bellissima, l'unico innocuo. Magari se sveglia freddo va benissimo, la risata non va bene. Comunque non è di niente, ognuno è libero, deve mettere quello che vuole, no? Ma mi fa ridere che non c'è un commento di uno che ha l'immagine sua sulla ProPic. Cioè, sì, stava a far caso. Sì, perché in realtà questa pagina, credo, poi non ho approfondito perché a me non piacciono molto questi memini, credo sia un po' la replica del vecchio codice internettiano, no?
Cioè, tipo, assenza di informazioni personali, assenza insulto di random su chiunque. Insulto tutti. Sì, sì, sì. Non è, okay. È una cosa anch'essa destinata a morire, perché andava bene quando internet non era proprio il, come posso dire, il secondo mondo, il mondo alternativo che è adesso. Era una cosa per pochi, ci poteva pure sta. Ma adesso non è più così e va regolamentato. E cose che spargono odio vanno eliminate, proprio, per quanto mi riguarda. Poi, non lo so. Non è satira, non è, no, non è critica, è semplicemente un umorismo che deve schernire per forza una persona. Tipo da branco, capito? Sì, non si riesce a far ridere in generale, devi per forza tirare in mezzo uno e dire una cosa... No, ma non è ridere, è tipo denigrare. Sì, non è che è risata, è una cosa un po' diversa. Lo stesso tipo di umorismo è, diciamo, oggi pomeriggio. Tanto, spesso e volentieri è un ritrovo di frustrati. Che, come, che si nascondono pure poi. Ma infatti è la stessa cosa. Se lo dicessero in faccia nella vita reale, per dire. Ma infatti quello è la stessa cosa che dicevo oggi. Cioè, nel senso, alla fine vedi queste situazioni, cioè, ti viene solo un po' di amarezza per loro. Perché dici, cazzo, sì. Anche per loro, però. Allora oggi avete fatto cassa ai cavalli, tutta sta fresca? Ma che cassa, ci ha stirato 5K, neanche stirati, rovinati oggi. Vai, questi quanto, soldi da dove arrivano, scusate? Questi qua li investiamo tutti su chi? Sul grande Luke Marane che ci fa fare la fresca vera. Online. Non ti voglio flexare nulla, voglio solo farti capire che c'è un sistema che ti cambia la vita. Si tratta di un qualcosa... Oddio, cioè, ma tu ti rendi conto, a parte il fatto che avrà pagato due spicci ai due tizi... Ormai accettano qualsiasi cosa, veramente li ho visto pubblicizzare. Sono ridicoli sti due, sono proprio ridicoli. Guarda. Sì, sì. E il grande Luke Marani. Fanno manco ride. Non ti voglio flexare nulla. Macchinone. Sì. Cioè, una roba. Se ragazzi, dimostrasse qualcosa. Sì, sì. A me sta inizia a salire proprio la cattiveria verso queste persone. Guarda, sarà che sto a me edabolizzare male, che vedo che non cambia nulla. Mi sta salendo una cattiveria verso queste persone. Guarda. Ma che deve cambiare? Cioè, noi non penso che cambieremo. Che la gente si accorge cos'è la realtà. Cioè, sì. E finisse tutto. Però sembra impossibile. Mm-hmm. E lui comunque è anche abbastanza in voga. Dobbiamo ancora parlarne di Luke Marani, ma io sto accumulando un po' di info. È questo Prometheus Advertising. Questa credo sia una pagina, diciamo, che utilizza su Facebook per fare gli ADV, però lui è abbastanza noto in realtà, è uno di quelli che sta andando più forte. Sì. Ma immagino che avrà pure contattato, a me mi hanno scritto un paio di persone, sai che non mi ricordo. Ah sì, ci hanno contattato dei ragazzi per lui, sì. per suo no, conto. A me non diciamo del suo staff per chiedermi qualcosa, ma persone che hanno soffritto dei suoi servigi. Io non so perché a me capita ogni tanto che mi contatta qualcuno che lavora per qualcuno di questi, che mi chiede... È tipo che te chiedono? Mi chiedono tipo classico messaggio stock, tipo bot, sì. Sì, sì, se vuoi pubblicizzare la pagina mandaci screen dei tuoi insights, okay. Che vediamo che prezzo possiamo fare, bla 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 bla. Okay. Sì, sì. Un ragazzo che è partito da zero, senza competenze, senza budget e senza dover cambiare la sua routine, è riuscito in meno di un anno a realizzare tutto quello che desiderava nella sua vita. E questo grazie alla vendita automatica di prodotti online. Ma vaffanculo. L'unico sogno che aveva era vendere prodotti online. Ha realizzato tutto, era quello il suo unico sogno. Vabbè, in quel caso ci hai riuscito, che gli vuoi dire? Ma poi macchinone del genere è tipo una spada di Damocle. Madonna, per mantenerlo. Ma era affittato per lo sport. Cioè. Ti pare che ti compri il macchinone? Ma che è la cosa più anti-economica che tu possa fare proprio, sì, per mantenere, cioè per mantenerti ricco, presumo. Sì, vabbè, lui vuole specie se che... sei appena diventato, cioè proprio penso che sia un errore proprio da principiante, appena fai due soldi che te pigli il Ferrari. Ti vuole far credere che lui è così ricco che neanche gli pesa, cioè guadagna 3 milioni al mese. Però tipo, chi vuole prende in giro i ragazzini, sì. Più ragazzini di lui. Non, cioè. Sì. Ma infatti a me fa schifo sia lui sia i due tizi che si sono prestati a sta roba, perché loro sono anche seguiti, già l'ho criticati in altri contesti più volte, ormai proprio... Hanno capito che è finito il momento di esplosione iniziale del meme, del tormentone, i momenti d'oro da zanzara, per quanto riguarda loro ovviamente, e adesso grattano quello che c'è da grattare,
per continuare la loro vita, insomma, di disperazione, di autodistruzione, però almeno non coinvolgessero altri nei loro vizi, cioè che sono legittimi fin tanto che riguardano loro, non altri. Comunque, vabbè, tanto c'è poco da fare. Sistema accoppiato incollato da due ingegneri americani che ti permette, anche se non conosci nulla del mondo del web, di vendere prodotti. Il copy trading, allora, in tutto il mondo. È quello di Anima. Un sistema copy incollato. Sì, è il copy trading. Da due ingegneri americani buttati lì. Però uno dice americano, capito? Fa esotico, no? Cioè, io non ho fatto niente, ho fatto copia e incolla e sono diventato milionario. Ho realizzato tutti i miei sogni in meno di un anno. A parte che fantasia di merda, amico mio. Sì, tutti i tuoi sogni in meno di un anno, vabbè. Tutto lì era. Investire un singolo euro è un qualcosa di così semplice che l'ho riassunto in una videoguida che in 12 minuti ti spiega come iniziare e vedere oggi stesso un bonifico sul tuo conto corrente. E non devi credere. Cosa più 9.700? Poi mi farete che pure è scazzato, capito? Come per dire, a testo di ste cose. Sì, però a me non me va, capito? Proprio non me va. Sarà tipo sotto farmaci, capito? Tutto due depressione, capito? Sì, no, sì. A me non me va tutte ste cose, però a te so di... Sta tutto imbottito. Poi, ragazzi, ma chi sono sti due? Du coglioni. Sono visti, due però. Personaggi diventati noti soprattutto grazie alle loro ospitate alla Zanzara. All'inizio potevano anche essere divertenti, una storia magari... Vabbè, cioè può stare, nel senso... Ma che so, padre e figlio? No. Ah, perché? Che accoppiata è? È un'accoppiata che in realtà funziona anche come chimica, solo che ovviamente nel momento in cui... ti cominci a svendere la qualunque dal raccontare la vita magari di vizi, che sia alcolismo, che sia gioco d'azzardo, ludopatia, che in un certo senso può anche essere utile per qualcuno, cominci ad esaltarla e basta e cominci a fare la puttana, nel senso che ti vendi al miglior offerente anche a offerenti del cavolo per promuovere cose dannose, però le vere puttane, capito, sono quelle che... Vai. Così per... Grazie, White. Ma stunnato. Vai. Scusate, io stavo su sta pagina. Stavo su sta pagina. No. mi sono visto arrivare. Vabbè, ma questo l'ho mandato io. Geniale, comunque. Oh, ma era pagina di un barbiere, no? Posso rivederlo, per favore. Madonna, si può dire che è la transizione più geniale di quella dei Kubrick che in 2001 disse nello spazio? Sì, assolutamente. Dai. Poi fa troppo ridere il gorilla. Cioè. Dove slitta? Raga, tipo comunque... il senso della vita c'è, cioè, qui, sì, secondo me, sì. Se lo capiamo. Questo è un genio. È nascosto tutto in quella cute. No, Ken Lee! Oh! Ci torno. Regà, Ken Lee, ma è sempre la stessa pagina. Quando você fa che aumento presso do corte pro cliente, mas now as you know... È incredibile, cioè Ken Lee è andato veramente oltre i limiti nazionali. Vai a cabar. Ma vai, vaffanculo te, ma che ma va a cagare, va a cagare. Ma sore, dai. È rumeno, che? Non è turco, scusa, vai indietro. Vai. Caio Bulevar. Caio Bulevar, è una lingua neolatina, ovviamente. È Istanbul. Perché c'è scritto quando. Vai. Quindi o è... Grazie, è Istanbul. Ma che portoghese? È portoghese. Mazzo, mi suona male. Brasiliano? No. Ma che cazzo stanno a dire? A me sembrava rumeno. Metti la pagina. È turco. Ancora questo turco. Niente, vabbè, impossibile. È la pagina. È impossibile andare sulla pagina. Perché è qua la pagina. Vai, metti un altro. Un a caso. Un altro. Fala, mano. Sincerità de a chiave. A chiave. Grazie, Cri. Você não vem na loja, hein, mano? Já te falei que se você não vir na barbearia, causa envelhecimento precoce, velho. Por que que você tá falando isso, velho? Você é... Vabbè, che cos'è? Bellissimo. Comunque sono dei geni, comunque. Sono bei forti, sì. Sono belli forti. Maestri di effetti speciali. Geniali. Si ammola. Questo non ci sta. Questo abbiamo fatto. Questo metti è... il primo. Grandi. Vai. Questa è. È quando uno dice: non mi interessa. Ah. Questa cosa proprio non mi interessa. Prenderò appunti. Però. Allenatore, il direttore sportivo. Ma quali sono le colpe che lei attribuisce a questo allenatore? Magari... Non è all'altezza di condurre professionalmente, non è preparato professionalmente, non è all'altezza di poter portare avanti la storia del Catanzaro.
non... mai, c'è un po' di rabbia, va, però. Ma so... quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? Me l'ha scandato. Non era rabbia. Non c'è rabbia, no? Non gliene frega un cazzo. È talmente bello da sembrare fake, ma non è fake, secondo bellissimo. Me. Bellissimo. No, no, si è una seconda visione. Vai. Come dice una persona, ma non ti arrabbia. Io non sono arrabbiato! Il direttore sportivo, quali sono le colpe che lei attribuisce a questo allenatore? Allora, magari... Non è all'altezza di condurre professionalmente, non è preparato professionalmente, non è all'altezza di poter portare avanti la storia del Catanzaro. Non... Mai, c'è un po' di rabbia, va, però... Ma so... quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? Mentre se ne va, poi stupendo. E trema poi, mentre bellissimo. Se ne va, che vibra, si è tutto vibrante. Vibra tutto. DJ! Bellissimo. Allora, chiudiamo con questa notizia bellissima, ragazzi. Fassino. Uomo trans. Vai. Beccato. Vai, fai play. Uomo trans è stato beccato mentre si fa la barba nello spogliatoio femminile di una... Ma perché si è modificato la voce? It's load. Vero. Il pitch. Perché si è pitchato? Non lo so. Per fare il ciaddone. Beh, siamo ai livelli proprio di follia massima, sì, qui. Sì. La donna denuncia il fatto fotografando, ma la palestra cancella l'abbonamento alla donna. Dopo secoli. No, ma no, no, vai, voglio vederlo. Non avevo capito che era tu. Vai, ci siamo, hai fatto play. Ma sei palle, però, raga. Un uomo pure che è cliccato lì nello spogliatoio femminile di una palestra. La donna denuncia il fatto fotografando, ma la palestra cancella l'abbonamento alla donna. Dopo secoli di progresso sembra che la nostra società si stia sfaldando dall'interno. Nuovi ma che cazzo stai dicendo? Ma stai zitto. La società si sta sfaldando dall'interno. Non ha senso, ma che cazzo stai a dire? Frasi vuote. Però le dice, capito, con quel tono e in giacca e cravatta, beh, effettivamente sembra che la nostra società si stia sfaldando dall'interno. o per bacco estremizzate, si stanno insinuando in... Ma c'è un po' di rabbia, Simone. Sì. Ah, no. Con Matt Carus mi irrita. Pensavo di no. No, sì. Arrivando perfino a toccare aspetti inviolabili della vita quotidiana. Benvenuti in una nuova puntata contro il politicamente corrotto. Io sono Matt Carus. Ormai conosciamo tutti benissimo l'ideologia dell'identità di genere e quella del femminismo moderno. E cosa succede quando queste due ideologie si incontrano e si intersecano? Quale si tende a preferire? Qual è quell'ideologia che prevarica sull'altra? Il femminismo che nelle origini si batteva per i diritti delle donne, perché fossero sullo stesso piano degli uomini, oggi mette la sicurezza delle donne in secondo piano, preferendo invece un'altra categoria di persone. Trans e comunità LGBT battono le donne. E questo è stato il caso. Non è vero, che cazzo dici? È un evento singolo che stai prendendo per dire cazzate. Madonna, che parola, veramente. Ma invitiamolo una volta per tutte. Parliamoci veramente, cioè, non gimmick. Scrivigli. Da spiegargli. Io mi pento pure di irritarmi, perché poi dico cose come zitto, cose che non vorrei rivolte a me, quindi non dovrei neanche rivolgere a qualcun altro. Però veramente mi irrita tantissimo. Non so come fare. Io non andrei avanti, io chiuderei la live in questo momento. Non lo sopporto manco io. Non lo sopporto. Ci vediamo domani, ragazzi, alle 15 per festeggiare insieme. La festa dei lavoratori. Maggio. La festa dei lavoratori. Uniti. Come noi. Grazie Roche, che domani lavorino. I lavoratori domani lavorano. Abbiamo un bel esempio dei lavori. Parleremo dei lavoratori. Di noi stessi, quindi, come al Anche. Solito. Anche, giustamente. Ovviamente. Vai Marco al volo! No! Fa male. Era di vetro. Ma che de vetro? Era di ferro. Dai, ma che de vetro? Ho visto che vetro è quello? Anzi, cioè, ma fa metallo, male. L'ho lanciata piano. Vai Marco. No, te sei pazza. Che squali. State arrivando.
strano. Aspetta, dove cazzo sono nascosti? Tutti al bagno.